Lo sportello del cittadino si sta occupando di alcuni casi sottoposti all'attenzione proprio istituzionale dell'avvocato Ginalupo in qualità di consigliere di parità della provincia di Taranto. E stiamo analizzando la situazione di una giovane lavoratrice, Francesca, che appunto è oggetto di avance di molestie sessuali da parte del datore di lavoro. Francesca, riassumendo proprio telegraficamente la storia, si è convinta, ha denunciato e però ora ci poniamo con l'avvocato Lupo una domanda proprio tecnica. Francesca ha registrato questi tipi di avance mosse dal suo datore di lavoro, ma queste registrazioni possono essere utilizzate? Beh, intanto diciamo che Francesca si è precostituita delle prove e ce n'erano in abbondanza, perché c'erano anche dei messaggi su WhatsApp, SMS del datore di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro, abbastanza insistenti dal contenuto inequivocabile, cioè il corteggiamento, se lo possiamo chiamare così, pesante di quest'uomo sposato, molto più grande di questa giovane ragazza, era diventato un corteggiamento veramente insostenibile e pressante che minava la serenità della vita normale anche al di fuori del lavoro, no? Francesca era terrorizzata di vedere arrivare i messaggi anche a tutte le ore della sera, la sera tardi, addirittura in orari notturni. Si è precostituita delle prove, quindi queste erano già sufficienti, si è recata presso l'ufficio delle forze dell'ordine, dove ha presentato questo materiale e c'è stata un'indagine, è stata aperta subito un'indagine, ha sporto una querela, per cui è stato chiamato questo personaggio dagli organi preposti, ha compreso la gravità del suo comportamento, non c'è stato bisogno di emettere delle sanzioni ancora più pesanti, però ha promesso di ravvedersi purché, e questo è il tuono amaro, non fosse messa a conoscenza la sua famiglia di questa sua abitudine reiterata. C'è da dire che dal versante lavoro comunque Francesca è tutelata dalle norme che difendono i lavoratori, quindi non potrà essere facilmente licenziata, e quindi spero che questa ragazza abbia ritrovato la serenità dovuta che le permette di continuare a lavorare e di portare avanti la sua vita privata, la sua vita intima, senza temere aggressioni come quelle che ha subito per parecchi mesi. Una storia, potremmo dire, a lieto fine, mi passi questa espressione, che però la dice lunga sul fatto che bisogna avere il coraggio di denunciare, non bisogna come dire nascondere la testa sotto la sabbia, non serve a niente, serve soltanto a incancrenire ancora di più la situazione.